Il distretto di Pesaro e dei comuni confinanti, tra cui anche Tavuglia, ha registrato il 58% degli infettati di tutta la provincia, un dato venuto fuori settimana scorsa. Ci può fare un punto della situazione? Allora, i contagi sono aumentati e ogni giorno ne vediamo 10 in più, fino ad arrivare a circa un'ottantina in questi momenti. Sono numeri che vedevamo nella prima ondata della pandemia, quindi sono numeri molto alti. È chiaro che la differenza poi è notevole perché oggi viviamo normalmente, quindi tutto, non c'è, non stiamo vivendo il lockdown dei primi mesi di questa emergenza sanitaria. Dobbiamo cercare in tutti i modi di limitare la diffusione del contagio. E chiaramente questo lo possiamo fare sia adottando sempre tutti i comportamenti che ormai fanno parte delle nostre abitudini, come la mascherina, anche fuori, anche all'aperto, quando vediamo che le situazioni, di distanza tra le persone non possono essere rispettate, ma anche con la vaccinazione. E devo dire che, oggi abbiamo dei dati statistici, non siamo più ai livelli di un anno fa, quando fare il vaccino poteva essere, così una fiducia. Oggi i dati della statistica ci dicono che il vaccino ci ha permesso di tenere aperto, di andare a scuola, di frequentare i locali e quindi di svolgere una vita per quanto possibile, insomma, normale. C'è stato il camper vaccinale da noi a Tavuglia e su 82 vaccini fatti, che sono un numero importante, 31 erano prime dosi, quindi voglio dire ancora c'è tanta gente che deve fare la prima dose del vaccino.